La ristorazione moderna va, il pomodoro San Marzano e soprattutto a Napoli è d'uovo, quindi è un elemento importante nella cucina. E oggi abbiamo fatto una cosa semplice, quindi molto tradizionale ovviamente, con una pasta di Gragnano, uno spaghetto veloce con una pasta di Gragnano e la polpa del pomodoro San Marzano. A tavola con il pomodoro San Marzano è stato questo il titolo dell'evento nella trattoria Pizzeria Ieri Oggi Domani in Via Nazionale a Napoli. Grazie all'ospitalità del patron Pasquale Casillo e grazie alle prelibatezze dello chef Antonio Castellano e del pizzaiolo Armando Dario, i partecipanti hanno potuto vivere momenti ricchi di emozioni, divisi tra la famosa tradizione partenopea delle conserve di pomodori in bottiglia e il mito del San Marzano. Così, partendo dalla mitica preparazione della salsa di pomodoro, passata o pacchetelle da ieri oggi domani, l'antico rito contadino si ripete simbolicamente portando in tavola i frutti della terra. Tra gli ospiti della degustazione Antonio Limone e Gino Rivieccio, che hanno potuto assaggiare le degustazioni promosse dagli chef. Il principe dei pomodori è il San Marzano ed è un pomodoro di grandissima qualità che appartiene alla nostra terra. È un pomodoro identitario. Il pomodoro San Marzano rappresenta un elemento importante nella nostra tradizione di conserva di pomodoro. Il suo sapore, la sua capacità di avere fenoli dentro, di avere sostanze nutritive straordinarie, lo colloca al primo posto. È di sapore, di gusto, di qualità per le sue capacità nutrienti e nutraceutici. Beh, tu sai che un ragù come piace a me lo facevo solo mamma. Ma questo lo diceva Edoardo, però l'ho sposato in pieno questa linea. Poi quando si tratta del pomodoro San Marzano, quindi vado a nozze, quindi un ragù come piace a me lo facevo solo mamma. Ah, che mangi, sposato a te, ne parlammo per ne parlare. Ma oggi sono contento di essere qui, in questo posto che ho già conosciuto 3 anni fa, grazie a queste iniziative gestite mirabilmente dall'amico Peppe Giorgio, ieri, oggi e domani, e mi fa piacere oggi assaggiare in questa location così suggestiva il vero pomodoro, che è quello di San Marzano.